E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Serex e oggi signori siamo tornati su Euro Truck Simulator dopo mille anni. Allora io direi di andare subito a vedere che offerte di lavoro ci sono e dopo andrò un attimo a spiegare un po' di cosa si tratta il gioco, il perché è nato, perché dall'ultimo video che è stato fatto ci sono molti iscritti in più, magari c'è qualcuno che non sa a cosa si riferisce, bla 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 bla. Come vedete abbiamo già un bel po' di viaggi belli lunghi, Palermo Frederikshavn per esempio, Bari Aberdeen in Scozia, qua vicino tra l'altro, non si muove perché, vorrei salire dalla mappa, come si fa? Ah ecco, col destro, perfetto, eccolo qua, io sto più o meno qua da questa parte, ecco Edimburgo, ecco quello qua, quindi ci sono un bel po' di viaggi belli tosti da fare. Però ovviamente non è oggi il caso di farli, andremo a fare qualcosa di più soft per iniziare. Direi un... Vediamo... Restiamo sempre in Italia, un qualcosa che non abbiamo ancora visto di Italia. Aspetta, levati dalle balle! Un attimo, ok, Venezia non l'abbiamo vista. Perfetto, andiamo a Venezia, va, Bari-Venezia, accettiamo il lavoro, andiamo a trasportare della sabbia, dalla spiaggia di Bari, portiamo alla spiaggia di Venezia. Allora, ci sono stati anche dei nuovi aggiornamenti, quindi spero che non ci siano crash, perché abbiamo anche mod installate, ovviamente. Aspetta, non mi ricordo i tasti, un attimo, perché mi confondo con crash, un attimo, giriamo di qua. Allora, ragazzi, per chi è un nuovo iscritto e non sa di cosa tratti questa rubrica, che all'epoca nacque come rubrica settimanale, adesso purtroppo per cause mie lavorative non riesco più a garantire una certa continuità, proprio un video ogni domenica non lo posso garantire, però se ovviamente il video andrà bene e se vi fa piacere lo porterò sicuramente più spesso, anche perché questa ragazzi è la nostra serie relax dove non ci stanno dinosauri, non c'è gente che ci ammazza, non ci sono gol sbagliati, allenatori sotto stress, insomma questa è una serie dove ci si mette sul camion, si guida, realismo alla massima potenza. Ma intanto scusate, in Italia è qua, scusate, mi sto confondendo un attimo tra Italia e Gran Bretagna, sì, qua, sì, manteniamo la destra, dovrebbe essere corretto, sì, di qua, perfetto, stavo mantenendo la sinistra, scusate, ogni tanto mi confondo ancora tra destra e sinistra, tra Italia e Gran Bretagna, un problema un po' comune a tutti quelli che si trasferiscono. Allora, siamo a Modugno, quindi siamo in Puglia, dal buon Domenico tra l'altro, e quindi dicevo che questa rubrica nacque appunto con l'intento di fare un po' da tramite tra me e voi. Quindi qualora voi aveste delle richieste, delle domande, curiosità, chi più ne ha, più ne metta, potete scriverlo nei commenti qua sotto e io andrò poi a rispondere nel video successivo. Quindi siccome l'ultimo video che abbiamo fatto è stato un bel po' di tempo fa, credo forse non avevamo neanche 100 iscritti all'epoca, adesso ne abbiamo 170 più o meno, almeno al momento della registrazione. Quindi raga, oh, è questo, attraversa senza guardare. Ma ho sbagliato strada, è proprio sta strada che è fatta a cazzo di cane, fatemi capire, perché è un po' strana. Comunque, e quindi ragazzi, se avete domande, curiosità, non lo so, tutto ciò che vi passa per la testa, scrivetelo e poi io risponderò nei video successivi. Benissimo, aspettate, qua famo sta rotonda, che sapete un po' essere il mio tallone da killer, le rotonde con i camion. No, ho sbagliato, la sapevo. Aspetta, vabbè, rifammi il giro, va. Ho sbagliato strada, dobbiamo andare dritto. Ovviamente, ragazzi, nel gioco non... sempre parlo per chi stesse di qua, sì, ok. È un po' confusionale questa mappa. Ovviamente, ragazzi, non rispetteremo i limiti di velocità per niente. Rispettiamo i semafori, quelli sì, perché evitiamo le multe perlomeno. Ok, verde, via. Mettiamo la freccia ovviamente. E allora ragazzi, ovviamente oltre le vostre domande, oltre le risposte, di solito anche ci mettiamo a fare quattro chiacchiere tra me e voi. Racconto un po' del canale, racconto un po' di mie opinioni, di fatti accaduti recentemente. Allora, quello che mi è balzato all'occhio più di tutti recentemente appunto è la storia su FIFA e la Juve, tutta la polemica che c'è stata, Juve, Piemonte Calcio, Liverpool non sarà su PES, insomma raga,
sì, chi è più vecchio? Chi è più vecchio? Un po' più vecchietto, non è più 20 anni come me. Si ricorderà sicuramente che all'epoca, allora, il mio primo gioco di calcio fu International Superstar Soccer Pro. Benissimo, che non è, che sarebbe il nuovo Pro Evolution Soccer, diciamo. Vi metterò anche la copertina qua da qualche parte, sperando che me lo ricordi. Perché, ragazzi, è stato, fu il primo gioco di calcio, diciamo, della next gen, dell'epoca PlayStation. Poi ci fu Sensible Soccer, eccetera, eccetera. Vabbè, quello lo metto di lato. Però, diciamo, il primo vero gioco fu Sensible, fu Is Pro Evolution. Oh, Is Pro Evolution, ragazzi, questi giochi non hanno mai, dico mai, avuto le licenze ufficiali dei calciatori. E gente come me passava ore e ore a modificare i nomi dei calciatori. C'era, ricordo, Roberto Riggio, c'era Roberto e Dino Riggio per l'Italia, per Roberto Larcos, Roberto Carlos, c'era del Pirio, una cosa del genere, raga. Quindi io capisco che oggi si vuole tutto e subito, però... E ormai, ragazzi, poi si sa, ormai è tutta una questione di soldi, no? E chi paga di più ha le cose migliori. E giustamente PES ha voluto dare tutti i soldi alla Juve per avere l'esclusiva, ed è giusto che sia così. Ma oltre, dopo Is Pro Evolution, ragazzi, si è fatto ancora peggio, perché siamo passati a Winning Eleven. Chi se lo ricorda, sicuramente più, ripeto, è più... non di primo pelo, sicuramente se lo ricorderanno. Winning Eleven, ragazzi, era la controparte nipponica di Pro Evolution Soccer. Soccer, ditelo come volete. La controparte, appunto, nipponica. Quindi noi con i miei amici passavamo interi pomeriggi a modificare addirittura i nomi dal giapponese, perché proprio Winning Eleven usciva esclusivamente per il mercato giapponese, e passavamo ore e ore a modificare i nomi per il mercato giapponese, su Winning Eleven. Ragazzi, quindi voglio dire, capisco che leggere Piemonte Calcio non sarà proprio la cosa più bella del mondo, né vedere il logo ufficiale della Juve, ma perlomeno i nomi dei giocatori saranno reali. Anzi, fatemi sapere se voi ci giocavate, se vi ricordate Winning Eleven e Is Pro Evolution. Poi cambiò nome, diventò quello che conosciamo oggi, PES. Ma all'epoca si chiamava Is Pro Evolution. Tra l'altro là c'è un posto di blocco, io me ne vado di qua, così non mi fai la multa. Allora, superiamo a destra intanto, attenzione, nel raccordo, un attimo, superiamo di qua, perfetto, abbiamo avuto anche un po' di culo, non veniva nessuno. Allora, per quanto riguarda FIFA, tra l'altro, ragazzi, il livello proprio di canale, allora, io lo porterò sicuramente FIFA 20, diciamo che il primo FIFA che ho giocato fu il FIFA 98, perché mi fu regalato da una mia zia. Però bello, devo dire, mi divertì molto FIFA 98. Poi ho giocato a livello di next gen, ho giocato FIFA 2008, fu il primo che comprai per PlayStation 3. Poi li ho giocati tutti fino ad arrivare più o meno al 2017-2016, forse fu l'ultimo FIFA che giocai. Perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, allora io giocavo solo Ultimate Team, e come sappiamo bene, poi l'Ultimate Team, da che fu concepito come un'idea geniale, ormai è diventata, ragazzi, la fiera del bimbo minchismo, la fiera di chi più spende più ha e più vince, ragazzi. E quindi poi mi è un po' stufata sta cosa, ho abbandonato la modalità, non ho mai, e dico mai, giocato la modalità carriera, che a quanto ho capito più o meno è quella che va più di tutti su YouTube, che è quella che probabilmente porterò anch'io. Perciò mi servirà anche un po' il vostro aiuto per capire un po' come funziona il tutto, perché non sono avvezzo assolutamente a ciò che è la carriera su FIFA. Perché, ragazzi, onestamente ho sempre giocato Football Manager per quanto riguarda la parte di gestione squadra, eccetera. E invece per quanto riguarda FIFA ho solo giocato l'Ultimate Team. Perciò, ragazzi, per quanto riguarda FIFA avrò bisogno di tutto il vostro supporto, specialmente nella modalità carriera. Poi se vogliamo fare anche una modalità Ultimate Team, lo si può anche fare. Fatemelo sapere nei commenti, proprio a questo che alla fine serve questa rubrica. Non so ancora la squadra, onestamente, più che altro ho più un pallino per quanto riguarda Football Manager 2020, ragazzi, perché credo che il Palermo purtroppo non ci sarà, perché se alla fine verrà retrocesso ufficialmente, come credo sia già effettivamente retrocesso in Serie D, purtroppo la Serie D non è presente su Football Manager, quindi non lo so. Sarebbe molto molto affascinante prendere il Palermo e cominciare una stagione col Palermo e riportarlo in Serie A.
qualora non dovesse essere possibile, nel senso che qualora il Palermo non dovesse essere presente, ragazzi, fatemi sapere la squadra che vorreste vedere su Football Manager. Non mi dite Juve, non mi dite top team, perché non inizio mai con i top club, quindi sempre squadre. A me piacciono le sfide quando si parte dal basso, la gavetta, la classica cosa della strada, proprio si parte dalla strada. E poi si arriva in alto, ecco. Ovviamente quest'anno abbiamo iniziato tardi, era già marzo quando abbiamo iniziato Football Manager e quindi abbiamo avuto poco tempo. L'anno prossimo inizieremo da novembre, perciò avremo proprio più tempo per fare una bella completa carriera dalla Serie C. Io ovviamente il mio cuore, ragazzi, lo sapete, dice sempre Catania, visto che anche il passato rossazzurro in Serie A della squadra, che era una... Ah, attenzione, un incidente. No, no. Ok, pensavo cambiasse corsia. No, siamo a 130 nel frattempo, va bene così, andiamo belli spediti. È un viaggio abbastanza buono. Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di magari affrontare una bella carriera col Catania dalla Serie C1 e riportarlo in Serie A. Anche quello secondo me è più che è romantico, no? Come carriera. Però fatemi sapere voi, ecco, la mia idea ve l'ho buttata lì, visto che anche la serie che è un po' motrice, no, del canale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Attenzione, perché qua c'è... Ma levati! Lei si levi! Ecco, guarda, niente, oh, ma poi metto frecce, clacson, niente, non gliene frega una mazza a questi, oh. Vabbè, oh, pazienza. Aspetta, perché mo qua si gira. Per pescare Cassino, no, io devo andare dritto, ma Stalfa, si levano! Si levi! Porca... Aspetti! Lo sapevo io l'urto, ma se non si leva 3 ore io metto la freccia, ma scusi, ma poi non lo vede che stringo, pure lui. Anche per istinto di sopravvivenza uno frena e mi fa passare, no? Io certo non posso frenare a 128, il tempo che c'è il riarrivo passano anni, e che cazzarola. Vabbè, comunque ragazzi, poi dicevamo, fatemi sapere ovviamente per il Catania e poi valuteremo anche le altre proposte. A livello di altre nuove serie, ragazzi, purtroppo il periodo estivo si sa è un po' avaro di nuovi titoli e perciò portiamo avanti quelli che già sono esistenti. Abbiamo già finito Mortal Kombat, finiremo molto presto anche Sea of Solitude, finiremo molto presto anche Layers of Fears, anzi quello lo spero, raga, perché proprio... Non gliela faccio più, non gliela faccio più. Inutile dire le bugie, inutile fare gli uomini dire no, ma non me ne frega la mazza. No, mi sto cagando sotto, non ce la faccio più, non vedo l'ora che finisca. Tra l'altro non lo sto neanche capendo, almeno, sai, uno dice: vabbè, mi spavento, però è una bella storia appassionante. No, perché tanto neanche la sto capendo, non capisco di che cazzo stanno a parlare. Perciò è proprio, è solo una tortura, uno si spaventa e basta, ecco. Perciò spero di finire anche quello molto presto. Una volta finite queste, ragazzi, cercheremo nuovi titoli. Anzi, se ne avete da consigliare, appunto, è per questo che siamo qua. Scrivetemeli qua sotto nei commenti. Non so cosa possa uscire ad agosto. C'era qualche titolo interessante ad agosto, però adesso non mi sovviene al momento. Però diciamo che come regola generale sicuramente porteremo avanti le serie che già ci sono. Poi qualora dovesse uscire anche in sordina un titolo interessante, anche un indie, un qualcosa del genere, lo andremo a fare qua, ma ci fanno la multa. Ah no, ho visto, non dove? Vabbè, sarà quello finto. Aspetta, aspetta, aspetta. Siamo a 5 ore, 409 km. Ah, un bel viaggio, un bel viaggio. A parte quel piccolissimo incidente di prima, però ragazzi, dai, poteva andare peggio. Certo, non è ancora finito, non cantiamo vittoria, mancano ancora 400 km, dove sappiamo bene può succedere di tutto. Bene, peccato che siamo di notte, non possiamo vedere il paesaggio. Tra l'altro ho vissuto io nelle Marche, questa probabilmente è la costa adriatica, dal mare si riconosce dal paesaggio, dalla ferrovia proprio che costeggia il mare. Si può capire che siamo nella costa marchigiana, nella costa, anzi guarda, sapete che faccio? Vediamo un po' se ho ragione o meno. Eh sì, siamo tra Pescara, vabbè, Pescara in Abruzzo. Comunque siamo vicini ad Ancona, sì. Ma che cazzarola ne sapete? Io la geografia proprio lo so come le mie tasche. Aspetta, però gira, porca miseria. Sì, ricordo bene. Là c'è il Conero probabilmente. Bene. Ricordi di infanzia. Ci ho vissuto circa 10 anni fa, più o meno. Sì, avevo 22 anni, più o meno, vabbè, sì.
Va bene, bei ricordi, bellissimo posto. Ecco, saluto anche tutti gli amici marchigiani mentre ci siamo, mentre sono in ascolto. Se c'è qualche marchigiano in ascolto, si faccia avanti, senza paura e senza vergogna. Tra l'altro, ritornando al discorso FIFA, ragazzi, perché qua comunque si parla un po' a ruota libera, non c'è uno schema, non c'è un copione, un po' quello che ci passa per la testa, noi diciamo, ecco. Ho letto anche una cosa interessante, che hanno aggiunto una nuova modalità che si chiama FIFA Volta, Volta FIFA, una cosa del genere comunque, che attinge a piene mani da FIFA Street e riguarda il calcio da strada, il calcetto, il calcio da strada. Ecco, salve, mi faccia la multa, mi raccomando, sì? No, no, probabilmente era là solo per il soccorso. Bene, ottimo. E beh, oh, oggi stiamo andando a culo, anche questi sorpassi molto sibillini, così, molto sulla destra, sulla corsia d'emergenza, camion contro camion. Diciamo che tutto sta andando per il meglio. Non ricordo come si mettessero gli abbaglianti, però, non lo so. No, probabilmente non li ho proprio impostati, mannaggia, vabbè. E quindi dicevo, hanno aggiunto questa bella modalità che potrebbe essere molto interessante, perché l'ultimo FIFA Street, ragazzi, non era neanche male. Ovviamente era tutto impostato su finte contro finte, trucchetti, sponde contro sponde, ha fatto litigare milioni di amici, sono terminate un sacco di amicizie, però era bello. Ricordo io su FIFA 98 c'era la modalità indoor, che era proprio il calcetto 5 contro 5. Spero che l'abbiano riproposta, ovviamente in chiave più moderna, anche su FIFA 20. Andiamo sperando non sia proprio una baggianata come lo stile EA, anche perché diciamoci la verità, ragazzi, ormai i FIFA, i PS, un po' tutto, si è raggiunto un tale livello di realismo che migliorarsi è troppo difficile, ecco, diciamo così. O quasi fa un passo proprio di qualità avanti con PS5, con Xbox Scarlett, che la tecnologia avanza, oppure ogni anno andremo a vedere un po' un passo indietro, due passi avanti, poi due passi indietro, un passo avanti, insomma, vedremo più o meno sempre dei copia e incolla che non sono il massimo della vita, diciamo così. Allora, abbiamo credo lasciato le Marche, non lo so, dove stiamo, mancano 275 km. E tra l'altro credo che questo sia anche una tipologia di gioco, cari ragazzi, fatemi sempre sapere cosa ne pensate, che si possa sposare bene, una bella live tipo un Catania Aberdeen, come abbiamo visto prima, che sono circa 3 ore di gioco, 3 ore di viaggio reale. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di una bella live. Magari potremmo cambiare tipologia, visto che l'ultima l'abbiamo fatta su FM. Possiamo anche cambiare gioco, farlo su Eurotrack. Direi comunque di farlo sempre verso settembre, perché mo c'è chi è in vacanza, c'è chi non c'è, c'è chi prende una pausa, eccetera eccetera. Come tutti sappiamo, scusate, ovviamente il traffico su YouTube di estate è scarso. Ecco, finiamo qua le mani. No, aspetti! Oh, salutiamo le Marche, entriamo in Emilia Romagna. E quindi dicevo, ragazzi, a livello di live, credo verso settembre, se vi va, possiamo farlo. Alla fine manca un mesetto, perché ad agosto, si sa, mesi di ferie, mesi di vacanza, la gente parte, se ne va, Praga, Ibiza, welcome to Ibiza, vabbè, basta. Perciò, ragazzi, il traffico è poco e nulla. Però fatemi sapere per un'eventuale idea su una live a settembre, ragazzi, sempre su Eurotrack, un bel viaggione di quelli tosti, di quelli che solo i veri uomini camionisti come noi sanno fare. Oh, benissimo, benissimo, benissimo. Come vedete stiamo anche arrancando, stiamo a 100 km orari, c'è una leggera pendenza in salita. E questo non ci permette di essere veloci come prima. Siamo a 200 km, stiamo andando a Venezia, dal fatto che stavamo trasportando la sabbia da Venezia. Non so cosa sia, quello forse è l'azienda che è destinataria del pacco, qua del contenuto, come cazzo si chiama. Allora, vabbè, tutto dritto alla fine, oh raga, giustamente da Bari a Venezia la strada è sempre adriatica, tutta quanta, fino ad arrivare in Veneto. Va bene, ecco qua un altro camion. Ragazzi, Eurotrack è uno dei giochi che ho amato di più, che amo tuttora, la follia. Ci giocai per la prima volta circa 6 anni fa, più o meno, mi ricordo. È un peccato che non facciano il 3, però giustamente ormai il 2 è così completo di DLC, di mappe, di mod, eccetera, che fare il 3
E di aggiungere altro realismo a quello che già c'è mi sembra molto molto complesso, molto molto complesso. Anche per questo secondo me gli sviluppatori si stanno concentrando sia su altri DLC per quanto riguarda Euro Truck, sia su American Truck 2. E adesso tra l'altro, non, perché ho anche American Truck, quindi potremmo vedere anche quello qualche volta. Hanno aggiunto un bel po' di mappe, perché la critica principale su American Truck era quella di che fosse troppo striminzita la mappa. Troppo striminzita la mappa. Però adesso, ragazzi, ho visto tramite Steam che hanno aggiunto un bel po' di stati. Quindi non so a che punto sono arrivati, perché poi l'ho abbandonato un po', perché c'ero proprio all'uscita, c'ero tre o quattro stati americani. C'era sicuramente la California, poi non ricordo cos'altro. Quindi ragazzi, se vi va possiamo andare a vedere anche un po' quello che hanno combinato su American Truck, anche se il sogno di tutti è fare un bel coast to coast americano da Los Angeles a New York. Ragazzi, sarebbe proprio il sogno di tutti, e lo andremo a fare sicuramente una volta che finiranno di completare la mappa. Qua aspetta, che dobbiamo fare? Dobbiamo girare? Perché ste cose mi confondono sempre. Sì, dobbiamo girare. Dovrei anche frenare. Aspetti, no, ti prego. Madonna, su due ruote, ma chi sono? Mamma mia, su due ruote ci siamo messi. Peccato che non c'è un replay, l'avrei voluto rivedere. Mamma mia, raga, oh. Su due ruote, ma che è? Ma Fast and Furious, ma cosa? Ma ci fa un baffo Fast and Furious. Siamo rimasti in equilibrio, manca Mirabilandia, oh, fanno ste cose. Abbiamo rischiato tanto, manca un'ora, stiamo arrivando, abbiamo sonno, abbiamo fame, sete, senza benzina, siamo ridotti abbastanza male. Ecco, io non volevo frenare per questo, perché una volta che poi freniamo, torniamo di nuovo a 60 km/h, perché poi non è che questa è una Ferrari, che da 1 a 100 ci sta un secondo, e il camion, raga, è prestante, ma ha bisogno dei suoi tempi, ovviamente, no? Porcaccia miseria, qua metto la freccia, dai, facciamo i seri per una volta, metto la freccia, occhio, ti sto a sorpassare, signor vabbè, non so cosa fosse. Peccato che di notte, ragazzi, molti paesaggi ci stanno sfuggendo. Spero che non ci sia la quarta a Venezia, perché non ho i canotti al momento. Però come vedete già spunta nella segnaletica, perciò ci stiamo avvicinando sempre di più. Per quanto riguarda le vacanze, cari ragazzi, a proposito anche di settembre, a proposito di vacanze, visto che ne abbiamo parlato, io andrò in vacanza, cari amici miei, a settembre. Perciò quando tutti ritornano dalle ferie io ci vado, sia a settembre che a ottobre. Perciò poi ci organizzeremo sia a livello di live, di video, eccetera eccetera, perché ovviamente in vacanza non avrò PC, non avrò nulla disponibile per fare video. Perciò probabilmente, come ho fatto l'ultima volta, registrerò un bel po' di video consecutivamente e poi li andrò a far uscire giornalmente. Ecco, poi ci organizziamo. Sono 10 giorni a settembre, 10 giorni a ottobre. Bene, bene, bene. Ragazzi, detto questo, siamo ormai a 70 km, siamo entrati già in Veneto, credo. Anzi, molto probabilmente sì, superiamo pure a questo, mettiamo la freccia, ormai siamo proprio dei guidatori modello. Stiamo arrivando, spero che il viaggio vi sia piaciuto, ragazzi. Io ringrazio il mio amico Gepo, come sempre, il mitico Gepo, che ha richiesto proprio il ritorno di questa serie che io ho portato, che riporto con grande piacere. Ah, benissimo, eccoci qua a Verona, dobbiamo girare mo per Venezia, Klagenfurten proprio, anche. Non è vero, era Innsbruck, che cazzo, che cosa ho letto, che è la Grisburger, non so neanche cosa sia, però vabbè, però suona bello come nome di città tedesca, Klagenfurten. Allora, eccoci qua, alta stazione, 600 metri, ma basta, non esagerate, che non ne metti mai manco una, mo sempre frecce, basta, mo, Oh, andiamo di te, abbiamo il telepass, fammi i fighi, no, abbiamo il telepass, andiamo di telepass, dov'è, qua, sulla destra, no, sulla sinistra. Ecco, segui la linea gialla, andiamo di tele, però freniamo un po', così io frenerei almeno un po', capisco che la sbarra si alza da sola. Però vabbè, andiamo, ok, perfetto, porcaccia miseria, mo. Ok, mo aspetta, destra. Ah, ecco, c'era Klagenfurten, no, Furten. Aspetta, oh, ma poi questi non hanno una luce di posizione, niente, aspetta, io devo girare. Mazza, quanto è lungo sto camion, oh. Dai, ok, perfetto. Mi insinuo. Ok, noi dobbiamo andare verso Venezia. Dai, c'era, vedete, c'era quella che imputa. L'avevo letto bene, mazzo, non so, pazzo. Oh, guardate, c'è la bandierina che spunta, che fa capolino sulla mappa.
Andiamo, dai, metti, gira qua, destra, freccia. Raccontatemi anche nel frattempo, ragazzi, dove siete stati in vacanza voi, se ci siete stati, se non ci siete stati, se ci andrete, se non ci andrete, se vi fanno schifo le vacanze e volete solo lavorare e lavorare per sempre. Fatemi un po' sapere, va, ecco. Scrivetemi un po' le vostre vacanze estive, dove ve le state a passare, le Hawaii, beati voi, beati voi. Oh, siamo intanto arrivati a Venezia, perdonatemi. Come potete ben vedere anche dall'umidità che c'è nell'aria. Aspetta, poi io frenerei. Venezia esplorata, benissimo. Esploriamo un'altra città dell'Italia. Che facile, leviamo. Io dovrei andare a destra. Vabbè, oh, fammi passare questo, aspetta, perché io sono intelligente, non è che sono un cretino come quelli. Ecco la città in tutta la sua bellezza, che non si vede perché è buio. Però vedo un po'... non lo so, fatemi sapere se ci assomiglia. Certo, gente, che cazzo non la dovete vedere, non si vede niente. Vabbè, però quel tipo, fatemi sapere se c'è sto semaforo a Venezia. Non lo so, io non ci sono mai stato a Venezia, eh. So che sembra un'eresia. Basta questa, basta, basta sta freccia, oh. So, dicevo che se... no, che fai? So che sembra un'eresia, dicevo, però purtroppo, ragazzi, non ho mai avuto l'opportunità. Anzi, andrò a Venezia proprio a settembre, farò scalo a Venezia. Venezia Treviso, però, in realtà, non so che distanza possa avere da Venezia l'aeroporto di Treviso. Allora, mo andiamo, questo prende i tronchi. No, 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 no. Devo girare per forza di qua. No, scusi! Porca, si è insinuata lei. Vabbè, ok, perfetto. Ci insinuiamo di qua. Mazza, che palle sti rossi, oh! E noi ci facciamo la fila perché noi siamo dei cittadini in modello. Ok, ripartiamo. Mettiamo la freccia velocemente perché, oh, poi questi semafori durano 2 secondi, raga. Andiamo verso il porto. Aspetta, 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 non vedo. Dove sta il muro di là? Non si vede una mazza, oh. Vabbè, comunque, ragazzi, devo dire che in generale un viaggio abbastanza ben condotto, devo dire. Mi darei la mano da solo se non stessi guidando. Complimenti, veramente. Si sa, si vede che credevo appunto di essere un po' arrugginito alla guida, però invece devo dire che è vero, è un po' come la bicicletta. Una volta che impari poi non si scorda più, nonostante era un bel po' che non stavo guidando. Aspetti, fretta, fretta, saltiamo il parcheggio, vediamo un po'. Sabbia da Bari a Venezia. Neanche la multa dall'alto abbiamo preso. Vediamo quanta esperienza. Mamma mia. Amatore. Siamo già a livello 7. Siamo degli amatori, ovviamente. Noi abbiamo un sacco di amanti. Allora, andiamo di merci preziose. Ma sì, ma che ce frega. Famo le merci preziose. Andiamo ad applicare. E allora, ragazzi, abbiamo ben 79.000 simoleon, perché per noi sono sempre simoleon, non è importanza euro, dollari, rubli, franchi tedeschi, per noi sono sempre simoleon. Andremo a vedere nel prossimo episodio, qualora ce ne sia un altro, se avremo soldi necessari per iniziare a comprare il nostro primo camion. Ragazzi, ci mettiamo in proprio, che ne dite? Guardate, guarda, anche lui, guarda, 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 si è soddisfatto, è soddisfatto. Non ricordo come si chiama, come si chiamava? Ah, Guido Felice, giustamente, eccolo qua, il nostro Guido Felice. Allora, ragazzi, fatemi sapere la vostra, come sempre. Aspetto molti commenti qua sotto, un po' su tutto, domande, curiosità, eccetera, eccetera, come spiegato a inizio video. Lasciate un like per mostrarmi il vostro supporto. Condividete il video se potete. Andate alle mie pagine Facebook e Instagram. E noi ci vediamo niente poco di meno che domani. Ciao!